In questa immagine vediamo un caso molto interessante di medicina estetica del viso, in particolare di rinofiller e filler dell'area paranasale. È il caso di una paziente sudamericana, quindi un caso etnico, la cui richiesta è quella di aumentare la proiezione sia del naso in toto, quindi sia il dorso che la punta, e aumentare la proiezione dell'area paranasale inferiore, quindi l'area immediatamente laterale all'ala del naso in ciascun lato e dell'area che è immediatamente sottostante al naso, quindi al confine tra la base del naso e il labbro superiore. È una richiesta tipica dei pazienti caraibici e sudamericani che hanno una ridotta proiezione di tutto questo complesso naso paranasale e che può essere affrontata in due modi: con il filler per i casi più lievi, più sfumati, e con la chirurgia di aumento, quindi con innesti o con protesi biocompatibili nei casi più marcati. In molte situazioni il filler serve anche come anteprima del risultato propedeutica poi ad un intervento chirurgico. E questo è il caso di questa paziente che non ha mai effettuato prima un trattamento di medicina estetica e utilizza il rinofiller e filler dell'area paranasale come anteprima di un risultato per valutare una possibile soluzione chirurgica definitiva nel futuro. In questo caso il filler utilizzato è acido ialuronico, si parla quindi di un trattamento ambulatoriale, filler riassorbibile il cui effetto estetico dura all'incirca 6 mesi. Il filler in questo caso viene iniettato in 5 punti, come vediamo nell'immagine rappresentata dalle frecce, partendo sia partendo dalla radice nasale, quindi dal punto 1, radice nasale che è il punto di giunzione tra fronte e mento, e si crea un aumento di dorso. Lungo tutto il dorso, l'aumento di punta, quindi siamo al punto 3, e si aumenta anche la proiezione della columella, quindi punto 4, e si crea quello che in questi casi viene a mancare, cioè il sostegno della spina nasale, e siamo al punto 5 di iniezione del filler. Punto 5 rappresentato nell'immagine che vedete. La spina nasale è una prominenza ossea che è di pertinenza del mascellare e in questi casi la vediamo o quasi mancante o poco rappresentata. Viene a mancare la spinta che la spina nasale dà sulla columella e quindi abbiamo una punta decisamente poco proiettante, poco prominente. E la richiesta di questi pazienti è di avere una punta decisamente più caucasica, più europea nella sua proiezione. Nella foto finale, nell'immagine finale, possiamo vedere qual è il risultato. È un buon risultato considerando che l'acido ialuronico non può, con la sua densità, non può certo aumentare di molto la proiezione. Lo stesso risultato lo si potrà ottenere anche con proiezioni nettamente superiori con una rinoplastica chirurgica, con innesti cartilaginei o con protesi biocompatibili a seconda dei casi, a seconda dei desideri e degli obiettivi della paziente. Questo trattamento è comunque ripetibile qualora la paziente preferisca mantenere un trattamento di medicina estetica e non sottoporsi all'intervento chirurgico.